Stiamo festeggiando la festa nazionale senegalese del Gran Magal, che significa festeggiare la partenza e l'esilio del nostro fondatore della confraternita Mourid, che è una confraternita senegalese in aspetto islamico, dove l'hanno deportato nel 1800 in Francia, in Gabon e in Mauritania per esilio, perché i francesi, i colonisti francesi li volevano proprio sterminare nella vita. Lui ha chiesto, al giorno di ritorno suo, ha chiesto di festeggiare il giorno di partenza, quindi questo è il giorno di partenza della dell'inizio di Sir Ahmadou Bamba, che è fondatore della confreria Mourid a Touba. Così è il Magal, così è la comunità senegalese. Quest'anno è il 18esimo anno che celebriamo questa giornata molto importante. È una giornata, di ritrovo, di condivisione e di fratellanza per noi, rappresenta il mondo. Però in questa giornata abbiamo anche l'occasione, con la realtà, di poter riparare le nostre problemi. Tutta la stima, tutta la amicizia di questi anni a far passare la comunità senegalese di Pisa, la città di Pisa, la comunità senegalese, per affermare il nostro territorio, il diritto per i lavoratori migranti di essere accolti e di essere rispettati. Oggi ha dato un significato molto importante, che significa che l'istituzione pisana hanno condiviso questa giornata oggi con noi, perché abbiamo già tutte le istituzioni pisane, dal presidente della provincia, dal sindaco di Pisa, le istituzioni tutte intorno sono venute a festeggiare con noi questa festa, perché questo testimonia il rapporto, il dialogo che c'è tra la comunità senegalese di Pisa insieme con le istituzioni locali della provincia di Pisa, dal sindaco e dal presidente della provincia, perché la comunità senegalese di Pisa è nata nel 1987, fin dalla sua nascita ha sempre collaborato con l'istituzione e con le associazioni volontariato sensibili ai problemi degli immigrati, e quindi è un'importanza in più che ha avuto oggi, perché noi questa festa è per noi una festa di, per dire, di tutto.